Silvio Cammino, dove gioca dentro casa, e a questo punto aggiungiamo un'altra prospettiva, perché la prospettiva politologica e della storia delle dottrine, sentiamo quello del giurista. Sì, grazie Francesco, grazie all'altro organizzatore del convegno per l'invito, molto gradito da parte mia, e voglio subito dire che temo proprio di deludervi, perché naturalmente il mio approccio in qualche modo è piuttosto fortemente eccentrico rispetto a quello che è l'approccio metodologico centrale, che naturalmente è politologico, di sociologia politica. Quindi io, che dire, mi permetto di chiedervi un po' di flessibilità rispetto a questa proposta di riflessione che vi voglio fare, perché in qualche modo, oltre a prendere le mosse da molto lontano, almeno da 70 anni a questa parte, poche, starò nei tempi, non c'è nessun problema, oltre a prendere le mosse da molto lontano per farmi e fare qualche interrogativo, diciamo, che secondo me meriterebbe di essere da tutti noi affrontato e qualche risposta non sarebbe vana, arrivare fino a porre, questo è addirittura pernicioso, arrivare a porre qualche interrogativo sulle trasformazioni in corso che coinvolgono il livello delle riforme costituzionali ed elettorali, tema, come tutti noi possiamo immaginare, troppo scottante perché di attualità, alcune riforme sono già fatte, altre in itinere, quindi diciamo, fare delle affermazioni che in qualche modo definiscono un percorso e una definitività mi sembra, come dire, come minimo azzardato. Io non voglio che voi pensiate che io seguo un percorso di azzardo, ma insomma è in questa parabola che comincia con la democrazia repubblicana e approda, diciamo, in questi giorni, in queste ore, con le riflessioni sulle riforme, che io vorrei dire come il costituzionalista, non il civilista che è lui, che interviene dopo di me, in qualche modo che ha una, come dire, una pista molto più chiara, perché l'articolo 36-39 del codice civile gli dicono che cos'è un'associazione di diritto privato, il partito come associazione di diritto privato, e quindi l'inquadramento, il tema che Francesco e gli organizzatori del convegno ci pongono, la natura del partito lì, come dire, in questo approccio giuridico privatistico ha una sua risposta. Noi sappiamo, leggendo quelle disposizioni, che cos'è nel suo contenuto per i giuristi, naturalmente per il codice civile, che cos'è un partito politico. Poi uno può dire ah no, tutto questo non funziona, ma insomma la definizione, un approccio giuridico formale c'è. Invece quello che io volevo proporre alla vostra attenzione, perché questo è un tema che ha riguardato l'intera dottrina costituzionale, a partire da un noto, famoso calabrese che è Costantino Mortati, che scriveva già in epoca di fascismo, con un libro che è stato riedito, diciamo, senza mettere delle virgole, senza cambiare le virgole, La Costituzione in senso sostanziale. Per quello studioso che aveva un imprinting fortemente di cultura autoritaria dell'epoca in cui viveva, in realtà ha ripubblicato, convinto di fare bene e convinto di interpretare il processo di democrazia repubblicana che nasceva in quegli anni, nel 1947, con la Costituzione repubblicana, di ritenere utilizzabile un'analisi fatta appunto da Costantino Mortati in una fase precedente, una fase, come dire, elaborata al momento in cui il partito unico PNF era al potere e aveva, come dire, quelle forme e manifestazioni di esercizio del potere che, come dire, naturalmente a suo tempo aveva. Qual è la novità che, come dire, Costantino Mortati ci ha dato nel suo approccio metodologico? Quell'approccio metodologico è stato inizialmente molto contestato, ha creato una sorta di torsione nel metodo giuridico, perché i giuristi, come dire, con approccio formale hanno immediatamente affermato che era un'affermazione sociologica. Quando un giurista dice sociologico non è un apprezzamento, è una critica, e quindi sono corsi, diciamo, immediatamente a criticare l'approccio di Costantino Mortati, perché era un approccio descrittivistico che faceva perdere valenza e certezza al diritto. Però Costantino Mortati, come dire, che aveva le spalle larghe, è andato avanti, e poi è stato un costituente, un giudice costituzionale, un professore di diritto costituzionale di grande autorevolezza, che ha scritto
libri e opere che saranno ancora studiate nel prossimo secolo, quindi parliamo non di un personaggio minore, ma di uno che nel metodo giuridico ha dato un apporto molto importante. L'apporto che ha dato questo studioso nel campo del diritto costituzionale è che la natura giuridica del partito politico, letta dall'ottica del costituzionalista, è una natura giuridica naturalmente, necessariamente disponibile ad essere attratto verso lo Stato. Quello che ci ha ricordato con la sua abituale lucidità Piero Ignazzi nella sua magnifica relazione, scusa se faccio delle affermazioni, ma mi è molto piaciuto questo tuo intervento. Io leggo molto sempre, diciamo, le analisi dei politologi, come dico a Francesco, come dico a tutti voi, perché naturalmente qui c'è un problema di tipo metodologico. La chiusura o critica delle discipline non va da nessuna parte, e naturalmente, diciamo, questo è bilaterale, diciamo, questo riguarda sia il costituzionalista che si apre al politologo, sia il politologo che, come dire, in qualche modo legge, oltre agli storici, oltre ai sociologi, anche il diritto. Qual è il tema? Qual è il tema che Mortati voleva proporre e che poi ha avuto successo per 70 anni, fino, diremmo noi, ad oggi? Questa lettura di Costantino Mortati è stata in qualche modo vincente. L'attrazione del partito nello Stato è una condizione fondamentale per poter capire che cos'è il diritto costituzionale. Noi non capiamo, non capiremmo, dice Mortati, aggiunge dopo Hans Kersen, che di democrazia parlamentare, diciamo, se ne intendeva, noi non capiremo la democrazia costituzionale, non potremo capire che cos'è un Parlamento nel contesto di una democrazia a suffragio universale, se noi non integriamo in questa modalità di funzionamento, che è retta dalle competenze, quindi è retta da regole costituzionali presuntamente, come dire, inderogabili, ma nella realtà fortemente derogate, perché i partiti politici in realtà hanno dimostrato questa capacità di essere percepiti come strumento di democrazia che ha svolto una funzione di concorso a determinare la politica nazionale e ha determinato una trasformazione profonda del modo di essere della forma dello Stato. Quello che noi diciamo forma dello Stato, quando diciamo questa formula piuttosto ellittica, noi intendiamo le finalità che lo Stato persegue. Lo possiamo tradurre anche con delle formule più essenziali, dicendo è la democrazia pluralista, è la democrazia partecipativa. Dunque c'è una risposta in questo approccio di Costantino Mortati, che noi chiamiamo Costituzione materiale, che in buona sostanza dice: c'è la Costituzione, è fatta da regole, è fatta da separazione di poteri, è fatto di competenze attribuite che sono, come dire, rigide, ma è fatta anche da un processo evolutivo e di inveramento di queste regole da parte, diciamo, dei soggetti comunitari che vivono, come dire, i valori e il principio costituzionale, le innervano nella loro prassi politica e ne fanno, diciamo, un motivo di democratizzazione dello Stato. La democrazia del nostro paese ha avuto nei partiti politici, io, come dire, lo dico abbassando la voce, perché naturalmente parlando a tecnici come voi sociologi e politologi naturalmente bisogna abbassare la voce, ma insomma sono stati strumenti formidabili che hanno reso possibile quella che è stata la democrazia repubblicana. Il pluralismo, che altrimenti sarebbe una formula in qualche modo giuridico formale, quando è stata letta e interpretata dai partiti politici che hanno letto nella Costituzione principi e valori repubblicani, li hanno tradotti in una pratica partecipativa e abbiamo una forma di Stato che è quella che, come dire, costituisce per il costituzionalismo repubblicano una delle esperienze a secondo i gusti, ma insomma per molti percepite come un modello avanzato di democrazia. All'interno di questo modello poi si pone l'ulteriore, diciamo, e dunque c'è una svolta metodologica realizzata. Dopo Mortati poteva avere, come dire, un esito fallimentare questa apertura metodologica del diritto costituzionale ai partiti politici. Non è stato così perché la tesi mortatiana di vedere nei partiti politici soggetti legittimati a inverare i principi e i valori della Costituzione è stata poi, come dire, fortemente fatta propria dalla migliore dottrina
costituzionali, io cito addirittura quella dottrina che era espressiva di un formalismo nel tempo, parlo di Crisafulli per non citare gli altri autori, e da Crisafulli in poi fino a tutti quanti gli altri, ma io cito Leopoldo Elia perché ha avuto un ruolo molto molto importante che naturalmente voi politologi conoscete e studiate moltissimo. Elia ha studiato molto la politologia e ha scritto in quella bella voce Governo Forme D per la Enciclopedia del Diritto, come dire, l'esito, quindi, come dire, l'apporto, il contributo di una riflessione, diciamo, matura sul necessario dialogo tra diritto costituzionale e come dire, scienza politica e sociologia politica. Qual è stata, diciamo, la conseguenza, per dirlo in termini molto essenziali, di quella lettura? Che oggi chi volesse capire il diritto costituzionale e si fermasse a un principio di separazione dei poteri con tutti i controlli che tutto quello, diciamo, che la Costituzione prevede, in realtà non capisce nulla, non comprende nulla, lo hanno detto i francesi, lo hanno detto tutti. In realtà, come dire, la democrazia costituzionale è fortemente innervata dal modo di operare dei partiti politici in questo processo di graduale istituzionalizzazione e di come dire, attrazione verso l'orbita dello Stato. Non uso le formule naturalmente dell'analisi tecnica perché naturalmente non sono quella del costituzionalista e le userei in modo improprio, ma certo è che questo processo è avvenuto nella prassi. 70 anni di storia repubblicana ci hanno detto che la Costituzione materiale o reale o vivente esprimono, diciamo, questo esito di un percorso perseguito e realizzato positivamente, diciamo, di partiti che hanno, come dire, espresso ed inverato questo modo di essere della Costituzione reale. Dunque il costituzionalista classico sa che oggi quando parliamo di Costituzione non è solo quello che abbiamo in un testo scritto, ma è quello che i partiti, bene o male, hanno praticato nel corso del tempo, dando attuazione sia a momenti di congelamento della Costituzione, si veda fino al 76, 5 minuti ancora. Quando Francesco guarda l'orologio, io metto subito, diciamo, metto il timing, diciamo, alle cose che voglio dire, ma devo arrivare un po' più in avanti, nel senso cioè che a me sembra che nella riflessione del costituzionalista, diciamo, che si è aperto a questa metodologia che viene da autorevole dottrina, come dire, non c'è una sorta di argine al dialogo tra competenze e poteri. Le competenze scritte nella Carta Costituzionale, i poteri esercitati da soggetti comunitari che naturalmente perseguono le loro finalità di raccolto del consenso e di partecipazione alla organizzazione, diciamo, al concorso nella determinazione della politica nazionale. Tutto questo è approdato a qualcosa, tutto questo è approdato ad un pluralismo partecipativo che ha significato, come dire, descrittivamente, non esprimo valori in questo momento, ha significato forme di pluripartitismo esasperato, questo è un termine che molti hanno utilizzato, cioè tanti partiti, qualcuno può dire un bene, qualche altro può dire un male, ma comunque è descrittivo, almeno fino agli anni 90, e all'interno di un modello di democrazia partecipativa un vero e proprio, come dire, una vera e propria conformazione delle regole sul funzionamento della democrazia parlamentare, del governo parlamentare, a questa, diciamo, a queste aspettative di governo dal basso, di governi privati, i partiti politici che avevano forza e riuscivano a imprimere il loro indirizzo politico dall'esterno sulla organizzazione costituzionale dello Stato. Gli esiti sono stati quelli che sono stati, la democrazia del paese ha avuto un evidente vantaggio fino a che, come dire, la sommatoria del vantaggio e dello svantaggio non ha portato, come dire, ad una valutazione piuttosto problematica, perché sono cominciate, come dire, soprattutto dopo il 1989, come dire, sono venute meno le ragioni identitarie, diciamo, dello Stato costituzionale, e i partiti politici hanno cominciato in qualche modo a non ragionare più sulla base di motivi identitari, e dunque c'è stato un fenomeno di lottizzazione. I politologi, così Palma, diciamo così, lo chiamava, diciamo, questo modello. Quindi lo Stato in qualche modo ha perso la sua autonomia, i partiti politici hanno vinto e hanno vinto fin troppo, perché in realtà sono riusciti ad ottenere, diciamo, un loro ruolo di
governo, di controllo dello Stato nel suo complesso. Procedendo avanti, diciamo, questo tema, e procedendo sul governo di coalizione, il governo di coalizione era quello che costituiva nella organizzazione dei governi parlamentari una regola obbligata. Il pluralismo politico-partitico significava in concreto che nei governi in modo necessario andavano composti i governi sulla base di un ruolo propulsivo del Presidente della Repubblica fra le forze politiche che erano disponibili a formare i governi. Dunque i governi di coalizione sono stati, diciamo, un passaggio fondamentale ed ineludibile di questo percorso che descrive, diciamo, il ruolo dei partiti politici. Quindi, diciamo, noi parliamo di un governo di partiti, parliamo di uno stato di partiti come l'esito di un processo che è partito dalla universalizzazione del suffragio e lentamente ha visto i partiti, ma non lentamente, con la Repubblica, ha visto i partiti diventare parti attivi, soggetti attivi dell'ordinamento, quasi per una parte della dottrina costituzionale organi dello Stato, che è, come dire, un'eresia dello Stato puro. Però questo lo riprendo e lo richiamo per dire che il processo di trasformazione ha avuto un esito, come dire, in qualche modo convenuto, di successo. Perché io richiamo questo tema? Perché naturalmente oggi noi siamo, salto perché devo saltare, quello che è accaduto alla luce, diciamo, di ciò che il nostro, come dire, docente di Bologna, bolognese, ci diceva in quel bel libro Pasquino. Io pensavo di riferire Ignazzi. Ignazzi, diciamo, è ugualmente autorevole, ma Pasquino. Principe senza scelta. Esattamente. Lo scettro, diciamo, quindi il tema delle riforme elettorali, il tema delle riforme elettorali che ha avuto inizio negli anni 90. Ha avuto inizio perché, diciamo, dagli anni 90 in poi, come dire, il sistema elettorale di base proporzionale ha costituito, diciamo, un lento, graduale abbandono con una sua messa in questione, e con la messa in questione di questo sistema proporzionale tutta una serie di esiti, come dire, potevano essere realizzati. Questo è accaduto, diciamo, in realtà, per farla breve, con le tre leggi, diciamo, Mattarella, la legge, diciamo, del 2005 e poi la legge in qualche modo attuale, l'Italicum. Perché io richiamo questo? Perché in realtà io ho una preoccupazione, quindi lo dico in termini di preoccupazione, ma se volete lo pongo in termini di domanda, con consenso di politologi e di storici, di sociologi, eccetera. Come dire, riteniamo che sia, come dire, accettabile, compatibile per una democrazia che si è costruita come democrazia di partiti, come stato di partiti, con tutte le trasformazioni che il partito politico ha dovuto registrare, perché l'ha registrata in ragione di un processo di modifica che lo riguardava come partito situé, come partito singolo, ma anche come sistema di partiti. Non conosciamo, come dire, un rischio molto forte con l'esito che la lettura combinata della revisione costituzionale, che, come dire, incide meno in qualche modo, ma soprattutto con gli effetti che la riforma elettorale produce nella revisione costituzionale e sulla democrazia nel suo complesso, con gli equilibri che naturalmente, quando noi parliamo di democrazia costituzionale, la definiscono profondamente nel rapporto fra gli organi attivi, Parlamento, Governo, il ruolo di garante del Presidente della Repubblica. Io ho, come dire, l'impressione che a una domanda di questo tipo va data una risposta, perché l'accelerazione di un processo riformistico che vede, come dire, con l'Italicum riconoscere un potere di legittimazione quasi diretto, quindi, diciamo, una modifica della forma di governo parlamentare, probabilmente si dimostrerebbe troppo eccentrico rispetto ad una esperienza di democrazia repubblicana che è durata 70 anni, e non ci sarebbe da sorprendersi che l'esito di una reazione, diciamo, nei confronti dei partiti politici di delusione, di frustrazione, non possa costituire un rischio aggiuntivo alla crisi che già i partiti politici registrano per tutte le ragioni che avete già detto, che riguardano la natura delle funzioni che il partito politico ha svolto, ma in questo caso, come dire, il motivo
fondamentale del partito politico che verrebbe messo in questione è una presunta, diciamo, attrazione totale nell'ambito dello Stato, e questo potrebbe determinare una fenomenologia antipolitica che probabilmente potrebbe correre il rischio di essere una delegittimazione aggiuntiva che un sistema politico già in crisi probabilmente non sarebbe nelle condizioni di sopportare, di reggere nella storia del suo processo evolutivo. Sono degli interrogativi detti in modo frettoloso, ma devo dire che l'ho scritto anche, diciamo, quindi una riflessione più pacata e più organica, diciamo, poi sarà disponibile per chi lo vorrà leggere. Vi ringrazio molto.